del Cosenza in Campania. I rossoblù non decollano e devono accontentarsi di un punto in casa della Paganese. Un altro pareggio tra le due compagini, il quarto consecutivo in Lega Pro, che alla fine permette alle due squadre di muovere la classifica, ma che fa certamente più comodo agli azzurrostellati, in ottica salvezza, che i rossoblù chiamati a battere un colpo dopo le ultime prestazioni, ma che devono nuovamente rinviare all'appuntamento con i 3 punti. Finisce 1-1, una partita tutto sommato gradevole e decisa tutta nel primo tempo. Il match viene sbloccato da Bacletta al 18esimo, staffilata di Calamai che sorprende Liverani che respinge male, il francese è il più lesto di tutti e sigla l'1-0. La Paganese non ci sta e reagisce immediatamente con buone occasioni, fino a trovare il pareggio ad 1 minuto dalla fine del primo tempo. Cross in mezzo di Bollino, De Sandis si ritrova la palla giusta tra i piedi e batte l'estremo portiere rossoblù, realizzando l'1-1. Nella ripresa le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, anche se conti alla mano sono le occasioni create dal Cosenza a far pendere l'ago della sfida a favore degli uomini di Mister De Angelis, che soprattutto negli ultimi 10 minuti della contesa hanno provato a chiudere la gara a loro favore, provando a sfruttare la serie infinita di calci d'angolo battuti. Su uno di questi, a poco più di 10 minuti dalla fine, la palla buona è capitata sulla testa di Tedeschi, ma la sua capocciata a colpo sicuro è uscita fuori di un niente. Con questo pareggio il Cosenza rimane comunque in zona playoff grazie alla sconfitta interna del Catania, della Casertana a Reggio e al pareggio del Fondi, anche se i rossoblù sono stati superati in classifica da Siracusa e Andria, entrambe vittoriose.